Il britannico Jenson Button con la McLaren ha vinto il Gran Premio del Canada sul circuito di Montréal, beffando all'ultimo giro il campione del mondo in carica, il tedesco Sebastian Vettel, con la Red Bull. Terza l'altra Red Bull dell'australiano Max Webber. Sesta la Ferrari di Massa grazie a una volata finale mentre Alonso è finito fuori per un incidente. La gara è stata interrotta al 27° giro per la pioggia e ripresa dopo quasi 2 ore, mentre la safety car è entrata in pista ben 6 volte. Dopo la competizione canadese, il pilota della Red Bull è saldamente al comando della classifica piloti. Sulla pista di Silverstone, allagata dalla pioggia, il pilota australiano Casey Stoner ha dominato il Gran Premio di Gran Bretagna e ipotecato serialmente il mondiale di MotoGP grazie al ritiro del leader della classifica, Jorge Lorenzo. Seconda piazza per Andrea Dovizioso con la Honda che ha preceduto Colin Edwards. Quarto posto per l'americano Nicky Hayden della Ducati, che ha preceduto Alvaro Bautista e Valentino Rossi, pure con la Ducati. In classifica generale, il canguro balza al comando con 116 punti davanti a Lorenzo, che ne ha 98, e Dovizioso è terzo con 83. Nella Moto2 ha vinto Stefan Bradl con la Kalex. Per il tedesco si tratta della quarta affermazione in questo campionato, che lo porta ancora più in alto in classifica, assestandosi a 127 punti. Sul podio anche l'inglese Bradley Smith con la Tech 3 e l'italiano Michele Pirro con la Moriwaki. Decimo posto per Simone Corsi, che si attesta al secondo posto in classifica generale a quota 65 punti. Carlos Checa con la Ducati ha conseguito una doppietta nel Gran Premio di San Marino, consolidandosi al primo posto in classifica nel mondiale Superbike. Max Biaggi con l'Aprilia ha limitati i danni, piazzandosi in entrambi le competizioni alle spalle del pilota iberico. In gara 1 Marco Melandri Yamaha è salito sul podio, mentre in gara 2 è caduto al decimo giro, ritirandosi dalla corsa. Nelle giornate dell'11 e 12 giugno, il Rangoni Motorsport era impegnato nella Renault Clio Cup sul circuito Red Bull Ring di Zeltweg in Austria, con 3 vetture affidate rispettivamente a Salvatore Arcarese, Oscar Nogues e Manuela Vasquez. In terra austriaca, Oscar Nogues ha vinto la prova disputata sabato, mentre in gara 2 è stato costretto al ritiro dopo un contatto con un'altra vettura. La vittoria nella gara di domenica è andata a Ronnie Marchetti, mentre il 17enne Salvatore Arcarese si è piazzato al secondo posto dopo il terzo ottenuto in gara 1. Eccellente ottavo posto per la Clio del team Rangoni, guidata dall'unica lady del campionato, la colombiana Manuel Vasquez. Dopo 8 gare del Renault Clio Cup, col risultato di Zeldweck, è rimesso tutto in discussione. Infatti, ora Oscar Nogues e Ronnie Marchetti hanno gli stessi punti in classifica generale. Il prossimo appuntamento della Renault Clio Cup è in programma il penultimo fine settimana di luglio sul circuito di Misano Adriatico. Il Panathlon Monza e Brianza, giovedì 9 giugno, ha ospitato nella sala reale dell'Hotel de la Ville un gruppo di atlete del trial, tra le quali la campionessa italiana Sara Trentin e le sue colleghe al trial delle Nazioni 2010, Sara Rivera e Martina Balducchi. La serata è stata l'occasione per presentare il trial e la sua presenza nel mondo femminile, uno sport che è tra i più selettivi nel mondo della moto. Ha condotto l'evento la presidentessa del Panathlon, Franca Casati, è intervenuto il vicepresidente della Federmoto, Fabio Larceri, che ha illustrato l'impegno e i progetti federali in questo settore. Il Motoclub Monza ha messo in bacheca un nuovo record. In un'ora sono state fatte entrare in pista e tenute in movimento ben 1.401 moto, come ha poi immediatamente certificato il team della Federazione Italiana Cronometristi. L'impegno per battere il record del 2010 è stato mantenuto quando contemporaneamente in pista si erano presentate 1.305 moto di ogni tipo e specie. Il via all'evento, con tanto di bandiera tricolore, è stato dato dal presidente del CONI regionale della Lombardia, Pierluigi Marzorati. Ducati prosegue il costruttivo coinvolgimento degli studenti per un futuro nel settore della meccanica e della tecnica. L'Istituto Superiore Aldini Valeriani di Bologna e la Fondazione Ducati hanno selezionato un
un componente meccanico da far disegnare e realizzare direttamente al tornio dagli studenti della quarta e quinta classe di meccanica. Come tema del progetto è stato scelto un albero di distribuzione Desmo a due valvole per Monster 696. I due ragazzi, uno di quarta e uno di quinta meccanica, che hanno presentato i progetti migliori, potranno vivere in prima persona un tirocinio formativo dal 5 al 9 settembre prossimi direttamente nel reparto di montaggio motori della Ducati. L'Automobile Club di Bologna, con la partecipazione del Ferrari Club Italia, organizza l'happening della solidarietà Memorial Enzo e Dino Ferrari, che si terrà all'Autodromo di Imola il 16 e il 17 giugno 2011. L'evento si pone l'obiettivo filantropico di raccogliere fondi in favore della FANEP di Bologna, della Casa dell'Accoglienza Anna Guglielmi di Imola e dell'Ospedale Gaslini di Genova. In area Paddock sarà presente la mostra allestita dal Museo Ferrari, un'esposizione di vetture di Formula 1 storiche. I partecipanti potranno salire a bordo di un Ferrari Challenge guidato da un pilota professionista che farà provare l'ebbrezza di due giri di pista in circuito. Saranno inoltre allestiti due circuiti per giri di pista su car e percorsi di guida sicura su Abarth con istruttori professionisti.